Buongiorno a tutti, oggi 16 agosto 2019, video dal titolo Pedofili senza frontiere, il banchiere di Epstein. Come tutti saprete, Jeffrey Epstein, il pedofilo accusato di traffico sessuale su minorenni, è morto in prigione. In circostanze che fanno pensare a un suicidio. E quello che interessa appunto era capire come mai mi sono dedicato a ultimamente approfondire la questione di questo scandalo internazionale di cui in Italia non si parla per quanto riguarda la Italian Connection. Quando normalmente io mi occupo soprattutto di banche. Bene, perché anche qua ovviamente c'è un risvolto bancario. C'è un importante banchiere, Jess Stanley, che è stato 34 anni in JP Morgan, che addirittura andava a trovare Epstein in carcere. E ovviamente bisogna precisare che i rapporti tra la banca JP Morgan e Epstein sono finiti nel 2013, quando Epstein ha spostato tutti i suoi soldi da JP Morgan a Deutsche Bank, dopo che il suo amico, ovviamente il banchiere Jess Stanley, a sua volta invece aveva lasciato JP Morgan per diventare responsabile del comitato direttivo della UBS Svizzera. Si occupava, indovinate un po', di risorse umane e di gestione del rischio. Dopodiché la carriera di Jess Stanley è continuata nel modo migliore immaginabile, diventando l'amministratore delegato della grande banca Barclays. Quindi ecco questo banchiere, Jess Stanley, che appunto nell'ultima intervista di Epstein, di cui sono stati pubblicati gli audio ieri, l'ultima intervista che era stata concessa a un giornalista anni fa, diceva appunto, quando ancora Jess Staley lavorava alla JP Morgan, diceva: se andate in JP Morgan, rivolgetevi a Jess Staley, che è un bravo banchiere, eccetera, eccetera. Quindi ecco che ovviamente è logico che anche i pedofili hanno conti correnti, però il fatto che questo Jess Staley fosse addirittura andato a trovare in prigione Epstein è la prima volta che viene arrestato, perché Epstein era già stato arrestato anni fa, sempre per le stesse accuse, ma poi riuscì a trovare un accordo con la giustizia americana dicendo che avrebbe smesso di fare il pedofilo, cosa che poi invece naturalmente non è vero, e quindi incredibilmente venne scarcerato, cosa che ha dato seguito ad altri scandali e dimissioni dei personaggi coinvolti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, eccetera. Quindi ecco, c'è questo legame particolare tra questo banchiere e Epstein. Poi dopo anche nel 2013, quando ancora aveva i fondi su JP Morgan, la banca pare si fosse giustificata dicendo che anche se era stato condannato da ormai 6 anni, Epstein era già stato incarcerato per pedofilia, tuttavia non avevano rotto i rapporti perché comunque Epstein portava clienti alla banca. Ecco, questo quindi è pecunia non olet, naturalmente il denaro non ha odore, ed ecco che in questo modo si giustificano per avere rapporti con questi personaggi. È interessante poi vedere come un povero, diciamo, correntista viene sottoposto a controlli antiriciclaggio, identificazioni e per cifre ridicole, quando per esempio, non so, vuole investire su qualche piattaforma, antiterrorismo, antiriciclaggio, cioè poi dopo, come al solito, i miliardi si muovono tranquillamente nei circuiti più sporchi possibili, senza che nessuno abbia nulla da eccepire.
Questo dimostra ancora una volta l'ipocrisia di questo sistema nella sua fase terminale, che io chiamo cannibalismo, dove siamo arrivati ora anche, pare che anche in Italia si sia arrivati a una famosa rivoluzione arancione di Soros, che per non dare nell'occhio la chiamano governo giallo-rosso. E infatti, guarda caso, se mischi il giallo con il rosso, viene fuori Soros, viene fuori la rivoluzione arancione. Per rivoluzione arancione si intendono queste finte rivoluzioni dove in realtà i poteri forti affermano sempre di più la sudditanza dei popoli sovrani con la partecipazione e complicità del cosiddetto partito dei grigi, no? Che sono le burocrazie corrotte di questi governi occidentali, no? Che stanno cercando di sopravvivere, ormai ridotti a zombie. E quindi niente, la domanda che rimane è perché in Italia non si approfondisce il dibattito su Jeffrey Epstein. Beh, è un po' come la storia di Bibbiano, lo scandalo nostrano, quello dei 2000 passa bambini più o meno torturati psicologicamente per essere tolti alle famiglie e poi affidati ad amici degli amici, come è successo in Reggio Emilia, e anche di quello non si parla perché in Italia probabilmente influisce molto sull'argomento minori, violenze sessuali, eccetera, il fatto che qua dobbiamo mettere nel video una nuova cartina che è la mappa interattiva degli abusi sessuali su minori imputabili a preti pedofili. Ecco, qua c'è una mappa interattiva di cui vi metterò il link, così potrete esplorare. Normalmente questi casi finiscono con il fatto che il prete viene o promosso o trasferito in altra sede, quindi non si risolve, anzi il problema si espande, si esporta e si diffonde. E quindi questa, come sappiamo, la Chiesa in Italia ha anche questa un potere, diciamo, dissuasivo di toccare certi argomenti. Infatti, anche il famoso Maurizio Blondet, sempre pronto a parlare di cose scabrose, in realtà mi ha scritto che non vuole pubblicare la lista italiana dei pedofili o presunti tali, che si è ritrovata nella rubrica di Jeffrey Epstein. Va bene, ecco qui, e qui dal regno dell'omertà totale, chiamata democrazia italiana, vi auguro una buona continuazione delle feste e ricordate quindi che se volete avere un rapporto preferenziale con la vostra banca, dovete per forza tirar fuori qualche perversione sessuale, se no sarà difficile ottenere mutui. Arrivederci a tutti e buona giornata.